appunto, Deliveroo. Senta, mi sa che mi sono un attimo perso. Nel senso, sto in viaggio a Chino Rossini, però non riesco a trovare il 7. Sta tra il 6 e l'8. Sì, grazie al navigatore, sono arrivato in zona. Però sto girando a vuoto, non è che mi potrebbe aiutare? A lei adesso è per strada? No, sto sull'elicottero, stiamo sorvolando la zona. Chi è? Deliveroo. Mi sa che ha sbagliato. Chi è? Lei è Persichetti? Sì. Mi sa che non ho sbagliato. Mi apre? No, non le apro perché non ho ordinato un bel niente. Ci sarà stato un errore. Scusi, Qui c'ho anche l'ordine. Il nome è il suo, l'indirizzo pure. Ma scusi, vuole saperne più di me? Cioè, secondo lei io ho ordinato e poi ho preso una botta in testa. Io non lo so, è pure pagata. Che faccio? Ah, non lo so. E magni lei. Amo? Che sono arrivate le pizze? Le ho ordinate che non c'avevo voglia di cucinare. Egregio signor Ryder? Mi è ancora lì? Ma e tante volte è avanzata una fetta? Ma lei è proprio in viale Gioacchino Rossini? Rossini, sì, ma io non capisco dove sto, mica l'italiano. Ma il navigatore che le dice? Si stanno a guardare in faccia da mezz'ora. $19.75. Ah. Prego. Ah. Ma no, no, tranquillo. Cerchi con calma. Non ho fretta. Lo vedo un negozio di elettronica? No. Tabacchi? No. Una fermata del tram? No. Ma che vede? Sto cartello. Grande. Ah, ho capito dove mi è. Ma da lì a qui è vicino. E allora perché non mi raggiunge lei? No, da qui a lì è lontano. Chi è? Deliveroo. Qua già, ma siete velocissimi. Ciao, miseria. Beh, non è un bene. No, cioè sì, è che... In che senso? Vabbè, mi metto una cosa al volo. Lei venga ma aspetti. Aspetto o vengo? Non ho capito. Calma. Allora, ci dovrei essere. Dovresti vedere in portone, non puoi sbagliarti. Grazie. Infatti io di solito faccio le consegne dalle finestre perché è difficile che vedo i portoni. Ah, per fatto d'elicottero, certo. Sì. Ma lei che sbraccia? No, uno che sta affogando. Ma che domanda mi fa? Certo che è strano lei, eh. Certo che... Vabbè. I navigatori sono sempre sfasati, Lo so. Sì, proprio i navigatori. Buon appetito. Grazie, anche a lei.